con Angela Panico, attrice, rappresentante dell'associazione Arte Nativa. Oggi mettete in scena uno spettacolo che racconta un po' gli stati d'animo di chi ha paura, di chi vive situazioni insomma di terrore. Sì, noi portiamo in scena Il sogno ebreo, tratto da un lavoro di Brecht, e passiamo in rassegna proprio quelli che sono gli stati d'animo degli ebrei, da quello di un detenuto all'angoscia di una madre, al dramma che invece vive una moglie ebrea. E l'abbiamo scelto di farlo anche con un gioco di colori, ecco, tra il bianco e il nero. Il bianco è il colore che indosseremo noi a rappresentare proprio la sofferenza degli ebrei. Il bianco invece è il colore che indosseranno i ballerini, che rappresentano per noi la speranza, quella speranza che ci invita a guardare oltre la guerra. C'è anche un accompagnamento musicale, mi pare. Sì, un accompagnamento musicale del maestro Massimo Capocotta, con delle musiche da lui riadattate e con la musica di Schindlerlist che ci accompagna, che ci fa rivivere un po' a tutti quello che è il dramma, no? Quando si sente quella musica si pensa un po' al dramma degli ebrei automaticamente, invece noi l'abbiamo voluto usare su una coreografia che invece ci invita a sperare, ci invita a guardare oltre. Grazie ad Angela. Grazie a voi.